prima di iniziare faccio una cosa che generalmente si fa alla fine, io la faccio all'inizio di questo incontro. Volevo ringraziarvi perché per l'occasione che voi avete offerto a me di approfondire ancora di più la parola di Dio. Sapete, come stiamo vedendo, non so se a voi sta succedendo, ma a me succede che diventa sempre più affascinante questa parola e nello stesso tempo sempre più provocante questa parola. È una parola che, nonostante che nella sua materialità nel testo è sempre la stessa da 2000 anni, io 46 anni compirò tra poco, grazie, quindi diciamo che non la conosco da 46 anni, ma diciamo 20 anni che sono prete. Da 20 anni che la conosco, però l'impressione alcune volte è come se la prima volta la leggessi o come se scoprissi alcune cose per la prima volta. Eppure è da 20 anni che in un modo o nell'altro la leggo. E l'occasione di fare un incontro, di prepararsi per un incontro, poi diventa il luogo dove il Signore comunque ti parla. Perché a differenza degli altri incontri sulla liturgia, lì è stato più uno studio che abbiamo fatto. E qui non è tanto uno studio, anche se chi si prepara comunque deve studiare. Però di là poi dello studio c'è quel fatto poi della preghiera. Perché se poi l'incontro con la parola non si trasforma in preghiera, vai a dare delle notizie, quelle poi servono a ben poco. Quindi veramente voglio ringraziarvi per il fatto che in questi due giovedì prima e in questi due martedì la vostra presenza comunque mi ha stimolato. Anzi, per certi aspetti la vostra presenza è stata proprio l'incarnazione di questa parola. Perché poi, vedete, l'immagine, se vogliamo avere un'immagine davanti ai nostri occhi, Maria è quella che incarna la parola. E noi questo cerchiamo di fare, di ascoltarla così come l'hai ascoltato l'annuncio dell'angelo, di farla scendere nel nostro cuore, nella nostra vita e poi di poterla noi incarnare con le nostre azioni. Lei ha dato al mondo suo figlio e noi con le nostre azioni diamo al mondo anche noi Gesù Cristo. Quindi siamo la continuazione storica nel tempo e nello spazio appunto della parola del Signore. E di questo veramente ve ne sono grato. Come sempre, noi veniamo con un'idea, poi ce ne troviamo con un'altra, perché se vi ricordate, oggi avremo dovuto parlare di Zaccheo, però sul foglietto non vi trovate Zaccheo, vi trovate un altro personaggio, se avete un poco già intravisto, c'è ancora una volta Pietro. Perché? Perché noi iniziamo con Pietro, poi l'abbiamo lasciato lì, e quindi è rimasto un poco il discorso aperto, non chiuso, anche se vedremo questa sera, comunque il discorso continua a restare aperto. È vero che avremmo dovuto leggere nel Vangelo di Luca per completare l'immagine lì di Pietro che stava a Luca a capitolo 5, però invece con Giovanni a capitolo 21, che adesso vedremo, in un certo qual modo c'è il completamento poi della figura di Pietro. Voi come sapete Giovanni ha 21 capitoli nel suo Vangelo, dicono gli studiosi che il Vangelo finiva a capitolo 20, quindi il capitolo 21 l'evangelista, che noi chiamiamo Giovanni o chi per lui, mette questa appendice e quindi mette questa aggiunta. Sarebbe interessante chiederci perché ha messo questa aggiunta. Gli studiosi non sono tutti d'accordo nel comprendere perché c'è questa aggiunta, però qualcosa che cercheremo di leggere e di cogliere, di sottolineare, forse ci potrà dire come mai proprio questa aggiunta. Stranamente questa aggiunta è proprio poi con Pietro. Ripeto, già a capitolo 20 finiva lì. Infatti c'è la fine, là dice Gesù, si prese in presenza dei suoi discepoli, fece molti segni, non sono stati questi sono stati scritti perché voi crediate, punto, e poteva benissimo finire lì. E poi riparte quasi di nuovo. E ripartiamo anche noi, perché vedremo, è sempre un continuo ripartire con il Signore. E leggiamo. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade, e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Vi ricordate dove lasciamo Pietro? Proprio qui lo lasciamo, stranamente. Lo lasciamo dove ci fu quell'incontro, quando lui quella notte aveva pescato e non aveva preso nulla, amareggiato perché stava restando le reti, si avvicina a questo maestro, gli chiede della barca di mettere a disposizione, poi alla fine dice non di essere pescatore di uomini, lasciarono tutto e lo seguirono.
Quindi c'è stato tutto il Vangelo, poi in mezzo ai 3 anni della vita pubblica, e adesso stiamo alla fine, dopo questi fatti, i fatti della morte e risurrezione. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì la barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse allora: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Vi dicevo, siamo nella scena dopo la risurrezione, dopo questi fatti, e quindi cerchiamo di collocarci nel quel contesto. Quindi stiamo la domenica di Pasqua. Domenica di Pasqua significa che 2 giorni prima c'è stato Gesù morto in croce e c'è stato il tradimento e il rinnegamento di Pietro e tutti quanti sono scappati via. Gesù poi risorge, appare agli apostoli, appare alle donne e poi appare agli apostoli, però c'è quell'episodio strano tutte le volte che sono incapaci di riconoscerlo. Ed è bello che dopo questi fatti, e finalmente poi lo riconoscono, Gesù in questa appendice che ci presenta Giovanni a capitolo 21 si presenta quasi in questo atteggiamento così familiare, così ordinario, così umano. Non si presenta sfolgorante, non si presenta in un avvenimento straordinario, si presenta nella vita ordinaria, quotidiana, e si presenta ordinariamente. Quasi a dire che cosa? Che da quel momento in poi non è da ricercare più in eventi straordinari, è da ricercare negli eventi ordinari. Il Cristo dove va trovato? Nella quotidianità. E la quotidianità, nel momento in cui lo scopriamo, diventa straordinaria. Quindi vuol dire che giorno dopo giorno, momento dopo momento, attimo dopo attimo, è portatore della sua presenza. E questo è meraviglioso. Non abbiamo da cercare altri tempi per poterlo scorgere. Ogni tempo è quello buono per poterlo scorgere. In alto i vostri cuori sono rivolti al Signore, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, sempre e in ogni luogo. Ogni luogo e sempre è il momento opportuno per poterlo cogliere e poterlo, attenzione, non conoscere ma riconoscere.
conoscere, perché di questo si tratta, di riconoscerlo, non di conoscerlo. Grazie a Dio lo conosciamo. Lo conosciamo perché abbiamo studiato, perché abbiamo fatto il catechismo, la dottrina. Però adesso siamo chiamati a riconoscerlo in queste situazioni. Noi abbiamo lasciato, vi ricordate che hanno lasciato la barca dopo che Gesù aveva chiesto la barca a Simone da mettergli a disposizione. E abbiamo detto, abbiamo visto che Simone, che Gesù vuole entrare in quella barca. E quindi Gesù sale nella barca di Simone, quella barca che è fragile dopo quella notte che non hanno preso nulla. E quindi per il fatto che Gesù è salito in quella barca, che Simone a un certo punto potrà dire a Gesù, e noi con lui gli possiamo dire, Signore, entra sempre nella mia vita, perché tu hai scelto di stare in questa barca. E quindi in questa barca lui continuamente si ritrova. E quindi per la familiarità che lui ha messo in essere di volere la nostra barca, noi da parte nostra possiamo avanzare qualche pretesa nei suoi confronti. Quindi lui ha voluto salire e quindi è un problema adesso suo. Qualche studioso dice che c'è questa aggiunta del capitolo 21 proprio per riferimento a quelle tre domande che abbiamo ascoltato. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Allora diciamo che tutto questo capitolo 21 è per arrivare poi a queste tre domande, che se ci fate caso sono le domande, è la domanda, perché poi alla fine è una sola, la domanda più importante della nostra vita. Qui si gioca tutto. La vita si gioca sull'amore, non si gioca su altre cose, come abbiamo visto anche la settimana scorsa. È su questa realtà di queste domande che Gesù pone a Pietro. E attenzione, perché quando Gesù pone una domanda, lì la sta ponendo a Pietro, ma quella domanda è posta a ciascuno di noi. Perché Pietro siamo tutti quanti noi. E quindi questa domanda è posta a ciascuno di noi. A questa domanda noi necessariamente dobbiamo rispondere. Perché da questa domanda, la risposta, o meglio a questa domanda, poi ne vale tutta la nostra vita. E Gesù, interrogando Pietro, interroga ciascuno di noi. E fateci caso, tutta la scrittura, tutta, è per rispondere a questa domanda. Se noi abbiamo questa scrittura, non è semplicemente per capire che Gesù Cristo, per scorgerlo, chi sia Gesù, ma capire che Gesù, per poi rispondere chi sì, Signore, ti amo, sì, Signore, ti voglio bene. Quindi la scrittura porta qui a poter rispondere, Signore, tu lo sai. Tu sai che ti voglio bene, o poter dire, Signore, tu mi sei, come detto la volta scorsa, mi sei indifferente e con te non voglio avere niente a che farci. Ed è bello perché, vedete, l'interrogatorio che si pone tra Gesù e Simone non è un interrogatorio che noi ci saremmo aspettati, perché l'interrogatorio che noi ci saremmo aspettati dopo la risurrezione di Gesù e dopo lo scandalo che Simon Pietro ha provocato nella comunità, non lo conosco, con i tre rinnegamenti, noi siamo aspettati che Gesù, prima cosa, faccia a faccia, avrebbe detto, Pietro, avevi promesso lì nel cenacolo che avresti dato la vita per me. Quindi ci saremmo aspettati un rimprovero, come ci saremmo aspettati rimprovero nei confronti della donna adultera, rimprovero da parte del padre quando tornava a casa il figlio, così come pretendeva il figlio maggiore, come pretendeva Simone, il fariseo. Invece l'interrogatorio di Gesù verte solo sull'amore. Se noi abbiamo la capacità di ascoltarlo, lui prima di tutto ci chiede solo questo, se lo amiamo. E non ci chiederà a quante messe stai andando, non ci chiederà neanche a quanti incontri stai andando di formazione, non ci chiederà neanche a quante catechesi bibliche tu hai partecipato. Ci chiederà semplicemente questo, hai amato? Poi dopo lo riprenderemo. San Giovanni della Croce dice che alla fine della nostra vita noi saremo giudicati solo sull'amore, non saremo giudicati sulle altre cose. E fateci caso però, quanto siamo bravi ad aggrapparci invece alle altre cose. Lo sappiamo, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, l'amore è difficile, la perfezione dell'amore verso la realtà verso la quale noi tendiamo, però nonostante le promesse che noi facciamo, sappiamo come questa perfezione è sempre più lontana. E vedete, questo fatto che questo interrogatorio avverte sull'amore è bello perché ci fa cogliere quest'umanità di Gesù fino a che punto arriva. Gesù che chiede, mi ami, quasi come mendicante d'amore. Guardate, io penso che il Vangelo, l'incontro con Gesù, lo capisce solo chi ama, chi è innamorato. Chi non ama, chi non è innamorato, l'incontro con Gesù non lo capirà mai. Provate a pensare a quando siete stati
innamorati. Provate a pensare quando vostra moglie, vostro marito, oppure quella ragazza, quando mi ami, a quanto sonno avete perso attorno a quella ragazza, quel ragazzo, e quanti modi voi avete inventato per farvi dire, per capire se vi stava amando o meno. Gesù questo sta facendo, sta inventando mille modi per capire se l'uomo lo ama, se Pietro lo ama. Ed è bello perché, siccome Gesù è risorto, abbiamo detto, no, quindi sta per salire in cielo, sta per andarsene, diremo noi, non chiedi a Pietro: Pietro, allora mi raccomando, tutto quello che io ho detto in questi anni tu te lo ricordi? Ti ricordi tutto quello che vi ho insegnato? Perché adesso me ne vado, quindi per me è importante che la comunità che io fondo si ricordi quello che io ho fatto e insegnato. Gesù non chiede questo a Pietro. Pietro, Gesù prima di andarsene chiede a Pietro: ti ricordi dell'amore? Gesù chiede a noi, non se ci ricordiamo del catechismo, se ci ricordiamo della Bibbia a memoria, chiede a noi se lo amiamo, non ci chiede altro. Ma io conosco tutta la Bibbia, io conosco tutti i precetti della Chiesa, io conosco tutto il catechismo, non significa perfettamente niente. L'abbiamo già detto altre volte, anche un ateo può conoscere la Bibbia, anche un non credente può conoscere i precetti della Chiesa, non per questo ama il Signore. Ciò che distingue è proprio questo, se si ama o non si ama il Signore. Ed è bello questo Gesù, quello che chiede a Lui e chiede a ciascuno di noi. E questo è quello che vuole lasciare alla comunità. E attenzione, nel chiedere questo Gesù, no, chiede a Simone: se in te, Simone, io ho suscitato amore. E attenzione, perché in quel Simone, come dicevo prima, siamo noi che abbiamo quella barca in quella notte che non abbiamo preso nulla. Cioè in quella barca, in quella notte in cui il Signore l'abbiamo mandato a quel paese. E lì Lui ci chiede se ha suscitato amore dentro di noi. È perché qui avete sentito come inizia il brano. Simon Pietro disse: io vado a pescare. Non aveva lasciato tutto. Come torna di nuovo a pescare? Quello che lui aveva vissuto con quel maestro, dopo che è morto e dicono che è risorto e chissà che fine ha fatto, è stata una bella avventura per Simon Pietro e gli altri sei suoi compagni. Vedete, già si iniziano a dividere, non sono neanche più 12, 11 o meglio, perché Giuda già non c'è più. Mattia deve ancora entrare. Qui già c'è una divisione. E Pietro si alza nel cenacolo: io me ne vado a pescare, cioè ritorno alla vita di prima. E se lo seguono, veniamo anche noi con te. Quasi dire: qui oramai che stiamo a fare? Vi ricordate, no, quando tu hai delle attese e queste attese vengono meno, la delusione. E pescano, perché vanno a pescare quello che sapeva fare senza il maestro. E non pescano nulla, neanche questa notte. Gesù, era una frase che si era dimenticato già Simon Pietro, ecco perché Gesù non ha detto: se ti ricordi tutto quello che ti ho insegnato. Gesù aveva detto, lo leggiamo a Giovanni al capitolo 15, senza di me non potete far nulla. Gesù non ha detto: senza di me farete poco o qualcosa la farete. Non potete far nulla. Pietro se l'era già dimenticato e se ne va, torna a pescare e non presero nulla. Poi è bello il testo, non avete visto? Detto così, all'alba, sulla riva. L'alba non è ancora il giorno. L'alba non è più notte. L'alba è quel momento che la notte cede il passo al giorno, però non è ancora tutto chiaro, perché l'incontro con il Signore non è sempre chiaro, è man mano che poi questo incontro diventa chiaro, e diventa chiaro perché lo chiarisce Lui. Però come all'inizio ha detto: prestami la barca anche se ancora hai capito chi sono, adesso lì sulla riva del mare ancora Pietro, Simon Pietro non ha capito chi è, neanche gli altri. C'è bisogno di entrare in quel rapporto, in quel dialogo, di entrare in quell'amore, per poi Giovanni dirà: è il Signore. Capite il cammino? Bisogna camminare, non bisogna restare fermi, non bisogna pensare che arriva così come l'illuminazione.
E quindi dice, questa è la realtà. Ed è bello perché davanti a questa realtà, che cosa significa questo? Che c'è sempre un nuovo inizio. Il nuovo inizio è sempre possibile. E dicevamo la volta scorsa che oggi è più di ieri, domani sarà più di oggi. Questo è il nuovo inizio. Diceva San Gregorio, la fede va d'inizio attraverso inizi sempre nuovi. La fede va da inizio a inizio, il primo proprio che c'è stato, ma da inizi sempre nuovi. Quindi vivere significa avere l'infinita pazienza di ricominciare. E noi questo non la teniamo. Perché noi vogliamo le cose sempre quando vogliamo noi, al momento nostro. L'infinita pazienza di ricominciare. Signore, di pazienza ce n'è tanta. Diciamo l'altra scorsa che proprio il tempo che lui ci dona, no? Questa pazienza, questo è quello il titolo poi della misericordia. Però vivere l'infinita pazienza di poter ricominciare. Voi capite che è bello per me domani poter dire, dopo stasera che avrò fatto l'esame di coscienza, no, e ho visto che tutte le caselle sono nere, dire domani posso ricominciare. Ricordate, già ve lo dissi, quella frase bella del film Via col vento, domani è un altro giorno. Non c'è frase più bella di questa per il cristiano, domani è un altro giorno. E quindi questo nuovo inizio, questo ricominciare che c'è domani. Ed è possibile questo? Sì, è possibile. Sapete perché è possibile? Perché quello che è stato tradito ritorna domani, ritorna come amico. Quello che io ho rinnegato oggi, domani torna ponendosi nelle mie mani. Non torna come colui che chiede conto e mi spiatta la cosa in faccia. Domani, venendo a me, viene come mio amico, dopo che l'ho rinnegato. Domani, venendo a me, si pone di nuovo nelle mie mani. Presto, mettetegli l'anello al dito e calzate ai piedi, il vestito più bello, facciamo festa. Presto. Domani così si lui presenta a me. Dopo che oggi, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane e lo diede ai suoi discepoli. E Giuda stava lì, anche nelle sue mani. Notte quella di Pietro, notte oscura, notte senza frutto, una notte buia fuori, ma una notte buia ancora di più nel suo cuore. E attenzione però, perché quando Gesù poi lì si presenta, no, vedete, figlioli, non avete nulla da mangiare, sembra quasi che li sta prendendo in giro, perché lo sa che non ha nulla da mangiare. Però vedete, anche questo è necessario, perché Pietro deve prendersi conto, come vi ricordate Simone il fariseo doveva capire, Simone ha una cosa da dirti, di pure maestro, e gli racconto poi la parabola. E il padre al figlio grande, figlio, questo tuo fratello era morto e tornato in vita. È necessario, perché Pietro deve fare anche lui un cammino. Noi lo chiamiamo conversione. Quindi che significa? Che noi siamo eternamente in conversione. Noi non siamo arrivati, non siamo perfetti, non abbiamo messo punto, perché questa sarebbe la tentazione più grande della nostra vita. Crederci già arrivati, proprio siamo finiti in quel momento. Questo significa che se Gesù si ripresenta, vuol dire che per Gesù la nostra fragilità non è un ostacolo. Noi molte volte facciamo sì che la fragilità sia un ostacolo per il Signore, ma non è così. Quante volte lo diciamo, no, ma io sono fatto così, e dicendo questo ci giustifichiamo. Sono fatto così significa non posso più cambiare. Non è vero invece. Proprio l'altro giorno sentivo in televisione che è ancora una cosa in fase di studio, che non è vero che la persona che dice è già formata non può cambiare niente del suo carattere, perché il carattere può sempre cambiare. E ci hanno detto il mio carattere è questo, e non significa niente. E noi ci giustifichiamo. La nostra fragilità non è un ostacolo per il Signore, finiamola di pensare così. Io vorrei tanto andare in chiesa, però beata fede che io vorrei essere come lui, io vorrei credere come San Pio, vorrei credere come San Domenico Savio. Questo non sarà mai, perché io non sono San Domenico Savio, io non sono San Pio, io sono Maurizio. Poi io posso credere quindi come Maurizio, non come San Domenico Savio.
San Domenico Savio non aveva fragilità, San Pio non aveva fragilità. Da quello che sappiamo solo una, la Madonna, da quello che sappiamo. Gli altri poi, mi pare che non c'è niente di riferimento a questo. Quindi il maestro non si lascia limitare dal difetto di nessuno, non solo di noi che stiamo in chiesa, o di noi che queste cose non le stiamo capendo. Il maestro non si lascia limitare neanche dai difetti di chi queste cose non le sa, perché anche a quello il maestro va e si propone. E per tutti, per noi e per loro, pronuncia sempre una frase che crea futuro. La cosa terribile, noi sappiamo, è la disperazione, non avere speranza. Questa è una cosa terribile per l'uomo. Infatti, vai a incoraggiare a uno che è disperato, non ce la fai. Invece il maestro crea futuro, perché crea una speranza, dà una possibilità nuova, e lui questo dice, genera sempre parole di speranza. Vi ricordate, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, va e non peccare più, va e anche tu fa lo stesso. Sono tutti futuri, dove ti ricreo, sei quello che sei, ti aiuto a capire quello che sei, e adesso va, vivi il futuro, vivi questa vita in pienezza. Quindi le mie debolezze, la mia fatica, i miei tradimenti, le mie notti senza frutto non sono obiezioni, diventano occasioni dove noi possiamo essere fatti nuovi. Le nostre debolezze, i nostri tradimenti diventano occasioni per capire di più il cuore di Cristo. Attenzione, qualcuno potrebbe dire, ma allora devo peccare per capire di più Gesù Cristo? No, direbbe San Paolo, non sia mai che succeda questo. Quindi la santità consiste nel rinnovare la nostra passione per Gesù Cristo e per il Vangelo. Adesso, rinnovare la mia passione per Gesù e per il Vangelo. Non in astratto, ora, in questo momento. Simone di Giovanni, mi ami tu adesso? Questo gli sta dicendo, non ieri, quasi a dire, quindi non è questione che mi hai tradito, quello sta lì, mo adesso che vogliamo fare? Mi vuoi amare adesso? O vuoi ancora lasciarti influenzare dal tradimento? O vuoi ancora lasciarti influenzare dalle occasioni che hai perse? Ma io avrei potuto amarlo di più, tanto piacere. Lo posso amare adesso, e questo è quello che mi chiede, non perché ieri non mi hai amato, adesso mi vuoi, mi puoi, mi sai amare. Adesso, Simone di Giovanni. E davanti a questo fatto Gesù fa capire che non c'è un passato che sia un ostacolo, nessun passato è un ostacolo. Non c'è un peccato che Gesù sta riesumando e ti vuole far presente davanti ai tuoi occhi per dire, vedi, non ti è stato capace di niente. Non è questo. Non c'è più quella notte intorno al fuoco nel cortile dove la serva gli disse anche tu sei uno di quelli, e poi disse no, io non lo so. Che la cosa bella, apro una parentesi, secondo qualche studioso, in queste tre domande, quando Gesù gli pone le domande a Pietro, a Simon Pietro, fanno riferimento tutte all'identità che Pietro deve riconquistare, perché Pietro quella notte non ha rinnegato Gesù, rinnegò se stesso. Perché le tre domande che gli vengono fatte lì nel cortile è se tu sei, se tu sei uno di quelli, tu sei uno dei suoi, sei uno. Quindi, e lui da un certo punto, io non sono, in greco il gioco rende tantissimo, io non sono uomo, io non sono. Davanti, capite, venendo meno Gesù, lui non capisce più chi è. E quindi adesso Gesù lo sta via, se ripeto, è una interpretazione affascinante questa, che andrebbe approfondita. E quindi Gesù sta aiutando Pietro adesso in questo di riacquistare, quindi non più Pietro stiamo lì nel cortile davanti al fuoco. E qui Gesù ha acceso un fuoco, avete visto, non nel brano, cioè sta davanti a un altro fuoco, questa volta l'ha acceso Gesù questo fuoco. E qui gli dice, Simone di Giovanni, mi ami tu adesso?
Questo interessa al maestro, vedete, riaccendere un fuoco diverso rispetto a quello lì nel pretorio, riaccendere un cuore. A Gesù interessa riaccendere una speranza. Questo è quello che gli importa. Pietro, mi ami tu adesso? In riva al lago Gesù pone tre domande a Gesù, e tre domande sempre diverse, avete sentito? Ci sono sfumature che anche queste andrebbero sottolineate, sono sfumature che comunque sono diverse, quasi a indicare tre tappe, e in queste tre tappe sapete la cosa bella qual è? In queste sfumature, in queste tappe si coglie che Gesù tutte e tre le volte si fa lui più vicino a Pietro. Pietro resta lì e Gesù si fa vicino a lui. Chiaramente non è una vicinanza fisica, ma Gesù in queste tre domande che gli pone si fa vicino a lui. Qualche studioso ha detto che queste tre domande, queste tre risposte sono un trattato di bellezza, di letteratura a livello mondiale. Qualcuno ha scritto. E come dicevo prima, solo chi ama veramente può capire questo dialogo che c'è. Qui sono due innamorati. È come la donna peccatrice vicina a Gesù, ha molto amato. E quindi si tratta di persone che amano. Proviamo a immaginare Gesù che pone la domanda a Pietro. Proviamo a immaginare Gesù occhio negli occhi di Pietro. E sapete perché si guardano negli occhi? Perché guardandosi negli occhi i cuori sono alla stessa altezza. Quindi sono sì occhi che si guardano e bocca che parla, ma è soprattutto cuore che parla al cuore di Simone. Immaginiamoci veramente questa scena, che allora veramente è veramente di una bellezza poi particolare, di una bellezza unica. Vorrei farvi notare anche un'altra cosa. Simone non è chiamato Pietro, è chiamato Simone di Giovanni. Vi ricordate nel capitolo 5 che noi abbiamo visto, Simone si chiama Simone. Gesù poi gli dice, ti chiamerai Pietro. Quindi Gesù gli chiama il nome. Pietro chi è? Il primo Papa. Gesù, chiamandolo Simone di Giovanni, a chi sta parlando? Non sta parlando al Papa, a quello che lui sta chiamando, a quell'uomo lì fragile di carne, con le sue debolezze, quello che ha anche detto io darò la vita per te, sta parlando a quello lì, non a quello che sarebbe diventato la roccia, su questa roccia edificherò la mia chiesa. Prima domanda: Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? E anche qui qualche studioso fa notare che non dice più di costoro, perché sembrerebbe quasi che Gesù poi sta facendo una differenza tra i vari amori. E Pietro, per rispondere, avrebbe dovuto conoscere l'amore che hanno gli altri nei confronti di Gesù. Qualcuno dice, Simone Giovanni, mi ami più di queste cose? E farebbe riferimento a che cosa, quelle cose? A quello che ha pescato. Perché, siccome ha detto io vado a pescare, quella pesca era più sicura rispetto a questo Gesù evanescente, capite? Quindi quella pesca a 153 grossi pesci gli avrebbe dato una garanzia per il futuro che lui cercava, il futuro, la garanzia per il futuro. Allora, sei disposto a mettere in dubbio queste cose che è una certezza rispetto a questa realtà che è un'incertezza? Secondo qualche studioso, ripeto, però la tradizione classica dice mi ha più di costoro, quindi fa riferimento agli altri. Già dicevamo la volta scorsa che il verbo qui in greco che sta sotto è agapao, che è l'amore grande, l'amore il massimo possibile, l'amore perfetto. Quell'amore che vince su tutto e su tutti, quell'amore che è così ricco che va in cerca di chi è povero per colmarlo, questo è l'amore agapatico. Pietro risponde, però abbiamo visto, risponde solo in parte a questa domanda, e risponde però portando dei termini diversi. Prima di tutto evita il confronto con gli altri, perché mi ami più di costoro. Lui non dice più di costoro ti amo o meno di, quindi con gli altri evita proprio il confronto, e qui fa bene a evitare il confronto su questo. Evita anche di usare lo stesso verbo che ha usato Gesù, perché Gesù ha usato agapao, lui usa fileo, ti voglio, ti sono amico, lui dice, e adotta questo termine che è più umile, appunto il termine dell'amicizia, rispetto all'amore che Gesù gli stava chiedendo.
Pietro non osa affermare che lui lo ama rispetto agli altri discepoli, che lui lo ama di più. E si sente di dire a Gesù: Signore, tu lo sai, io ti sono amico. Teniamo presente da quel poco che noi sappiamo di Pietro, che Pietro è quello irruente, quello forte. Signore, questo non ti accadrà mai. Signore, darò la vita per te. Signore, non mi laverai mai i piedi. Immaginatevi la scena. Simone, mi ami più di costoro. Signore, tu lo sai, ti sono amico. Mi ami, capite Gesù a quale tensione sta portando? E Pietro, ti sono amico. Provate a immaginare, no, un pezzo di musica fortissimo e poi sta cosa che cala così. Per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami, non dice più di costoro. A questa seconda volta Gesù non importano più neanche i confronti. Non ci si misura neanche più con gli altri, neanche più questo interessa. Ognuno ha la sua misura per poter rispondere a questa realtà e per amore. Ma chiede, c'è amore vero? C'è amore per me? Anche senza il confronto poi con gli altri. E Pietro, anche adesso come prima, evita i termini della domanda. Eppure non lo sappiamo che quando c'è l'amore tu non ti puoi sbagliare. Quando c'è l'amore, questo amore lo cogli, quando questo amore lo percepisci, quando l'amore è evidente lo cogli subito, quando c'è questa realtà. E invece di amore, Pietro parla, Simone di Giovanni per la seconda volta parla di amicizia. Per la seconda volta pare come se solo Gesù possa usare questo verbo agapao, lui che è l'amore stesso. E questa parola fa tremare Pietro, Simone di Giovanni, ma se ci pensiamo bene fa tremare anche ciascuno di noi. Amicizia è un verbo sommesso, un verbo più rassicurante, è un verbo più umano, è un verbo più vicino all'esperienza di Pietro. Pietro si aggrappa all'amicizia e gli risponde: Signore, ti sono amico, tu lo sai. La terza volta Gesù si avvicina a Pietro definitivamente. Perché? Perché Gesù riduce le sue esigenze. Attenzione, Gesù riduce le sue esigenze. Il creatore si fa immagine della creatura. Vi ricordate per la volta scorsa Gesù che userà lui i gesti della donna. Quindi il creatore si fa immagine della creatura. Prende lui, inizia lui ad impiegare gli stessi termini umani, quelli che poi ha usato Pietro fino a questo momento. Adesso è lui che li usa, Gesù, nei suoi confronti. È Gesù che usa i nostri verbi. Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Mi sei amico, come tu hai detto. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Ricordate, noi parlammo della kenosi di Dio, Dio che si spoglia della sua divinità perché ci avrebbe schiacciato e assume la nostra umanità, quella con la quale noi possiamo entrare poi in relazione, in dialogo. Simone, se l'amore è troppo, almeno l'affetto. Se l'amore ti mette paura, almeno l'amicizia. Pietro, un po' d'affetto da te lo posso avere? Mendicante, dicevamo prima. Gesù dimostra il suo amore abbassando le esigenze dell'amore stesso. Vi ricordate, lo diciamo anche con il figlio prodigo. Un padre che ama fino a far mettere in discussione l'amore suo stesso, fino a far capire all'altro o cogliere all'altro che non c'è amore, nel metterlo in condizione di poter poi andare via, nel non poter capire poi che cosa sia l'amore. Le esigenze di Pietro per Gesù sono più importanti delle sue stesse esigenze. Perciò la terza volta gli dice: a me non mi vuoi bene. Non è la perfezione che Gesù cerca in Pietro e cerca in noi, ma Gesù in Pietro e in noi cerca l'autenticità. Non ci vuole perfetti, ci vuole sinceri. Il Signore ci vuole veri,
non ci vuole immacolati, ci vuole in cammino. Qui è la svolta radicale di tutto. Noi per questo stiamo al mondo, perché siamo incamminati verso questa realtà. È bello, Gesù dimentica la grandezza dell'agape, di questo amore che pure lui però sta vivendo nei confronti di Simon Pietro, nei confronti degli altri, lo sta vivendo, però la dimentica e si mette a livello della povertà della sua creatura. In amore il tu è più importante dell'io. Se in amore l'io è più importante del tu, non è amore ma è egoismo. In amore non io ma tu. Se l'amore è vero, l'io non si mette mai sul piedistallo. Deve venire lui da me. Io lo voglio perdonare, ma lui deve venire da me e io lo metto sul piedistallo. Non è amore vero questo. L'amore vero, come ci ha insegnato il Maestro, si mette ai piedi dell'amato, a lavargli i piedi. Gesù ha imparato dalla donna, quando lui poi lo farà ai piedi ai suoi discepoli. Gesù mi chiede la verità della mia amicizia. Simone, un po' di bene voglio da te. E noi come Simone diciamo: Signore, sì, l'amicizia la voglio e te la voglio dare, questa te la posso dare. E questa adesso in questo momento mi sento di darti, tra tanta indifferenza che c'è, un po' di calore voglio donartelo anch'io. Su questo Francesco usa, no, queste frasi che sarebbero quasi così da ingenui, mi verrebbe da dire, no, da innamorati. E chissà perché, no, quando si è innamorati, tra virgolette, le cose stupide le diciamo. Tesorino mio, amoruccio mio, poi usiamo quei nomignoli. Poi come ci si fidanza, o meglio, poi col matrimonio. Anzi, fateci caso, diventano ridicoli quei nomignoli che ci siamo dati. Chissà perché, che gioca poi dentro di noi in questa cosa, in questa realtà. Ed è bello pensare, come dicevo prima, no, che la sera della nostra vita il Signore ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? Fuori dal paradiso lui questo ci dirà: mi vuoi bene? E se per mille volte noi l'abbiamo rinnegato, per mille volte lui ci dirà: mi vuoi bene? E a noi non ci resterà che dire per mille volte: sì Signore, tu sei tutto, sai, con un po' di amicizia te la voglio. Vedete, noi a questo abbiamo creduto. San Giovanni dice nella sua prima lettera: noi abbiamo creduto e conosciuto all'amore che Dio ha per noi. Attenzione, perché questa è un'altra rivoluzione. Noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi, non che noi abbiamo per Dio. All'amore che Dio ha per noi, noi questo crediamo. Noi non crediamo al fatto che noi amiamo Dio, noi crediamo al fatto che Dio ama noi. E questo crediamo, e questo noi conosciamo, abbiamo conosciuto con la nostra esperienza, col nostro anche peccato. Ripeto, se non si ferma qui, ma lo viviamo qui proprio come esperienza poi della nostra vita. La salvezza non è che io lo ami, ma che lui ama me, questa è la salvezza. Noi saremo salvati non perché noi amiamo Dio, ma noi siamo salvati perché lui ama noi, perché è l'amore che salva. E lui è morto in croce per noi, non noi per lui. E questo amore che Dio ha per me significa anche che amore che Dio ha dentro di me. Quindi vuol dire che io sono amato da Dio, però vuol dire anche che Dio ama dentro di me. E non semplicemente ama me dentro di me, ma dentro di me ama anche coloro che sono attorno a me. Quindi io divento segno, presenza per l'altro dell'amore di Dio, di come lui ama me, attraverso di me. L'amore che Dio ha in me, ama dentro me, ama attraverso di me. Vedete di cosa siamo portatori? Poi guardiamoci nello specchio e vediamo che siamo quello che siamo. Sì. E ci buttiamo ai suoi piedi. Sì. E lui ci dirà: mi vuoi bene? Allora tutto il nostro orgoglio si sgonfia
e diventiamo sinceri. Signore, tu sei tutto. Quanto Gesù interroga Pietro, interroga anche me, e solo io posso rispondere. Nessuno può rispondere al posto nostro. Mi ami? Non scappiamo da questa domanda, per quanto terribile possa essere. Tu mi ami? Vedete, noi possiamo rispondere recitando il catechismo, recitando il credo, i comandamenti, i precetti, ma se non c'è passione dentro, anche quella recita è solo teoria delle belle cose che abbiamo imparato. È la passione, ci vuole passione. C'è una canzone di Eros Ramazzotti, no, ci vuole passione per te. Se non c'è questa passione, non c'è l'amore. Ci sono delle formalità se non c'è la passione. Io posso volerti bene anche per formalità, perché appunto il Signore mi ha detto che devo volerti bene. No, è la passione, quella che poi concretamente, effettivamente, mi fa amare. Allora che cosa bisogna fare? Bisogna tornare ad innamorarci. Non dobbiamo avere paura di usare questo termine e di applicarlo al nostro rapporto con Dio. Dobbiamo tornare ad innamorarci di Dio. Vedete, gli innamorati sono dei pazzi. Quando le persone sono innamorate, noi ce ne accorgiamo tutto, subito, sono rimbambiti. Perché l'altro, l'altra, piglia tutti i pensieri dell'amato. Per il ragazzo, vedete, ogni canzone è la fidanzata. Il cuore è la fidanzata, il sole è il volto della fidanzata, la sciocchezza è per la fidanzata, pensa a questa cosa e pensa alla fidanzata. Quando Dio avrà preso così, amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto te stesso, noi stiamo rispondendo al Signore. E allora viviamo veramente questo. Sì, Dio va amato, ma va amato da innamorati. Leggo, finiamo con questa preghiera, di questa riflessione di questa Adriana Zarri, che ho messo anche lì sul foglietto, che poi può aiutarci nelle riflessioni personali in questi giorni, soprattutto questi giorni poi di vacanze estivi. Amami tu, Signore, anche se non sono amabile, anche se sono povero, anche se non lo merito, anche se ti amo poco, amami tu, Signore. Quando mi alzo al mattino pieno di sogni, quando mi corico alla sera pieno di delusioni, quando lavoro per inerzia, quando mi riposo e sono vuoto, quando prego così distratto, quando non ho voglia di amarti, amami tu, Signore. Quando penso di amare te senza amare gli uomini, quando mi illudo di amare gli uomini senza amare te, quando temo di amare troppo, amami tu, Signore. Quando ho paura di compromettermi e ho paura di impegnarmi, quando fuggo l'amore, quando nessuno mi ama, amami tu, Signore. Perché diciamo, per quello che ci interessava o che volevo che ci interessasse, è più il fatto così del dialogo, perché il fatto di pascere gli agnelli e le pecore è proprio riguardo il ministero proprio di Pietro. Sì. Certamente glielo dice, pur accorgendosi che Pietro non ha ancora capito, perché il problema è lì, che Gesù vuole aiutare Pietro a capire che Pietro deve capirsi. E quindi deve fare più affidamento sul Signore che non piuttosto su di lui, sulle sue presunzioni. Allora non mi interessava fermarmi un poco lì sulle pecore e gli agnelli, perché diciamo per noi poteva essere un poco relativo, lo vedevo. Il fatto che lo dice tre volte, no? Perché deve andare una volta, che deve scendere, cioè perché?
è perché tutto, secondo qualcuno, fa riferimento alle tre volte che è stato, che l'ha rinnegato, è per il fatto che lui doveva dire la, se l'avessi detto la seconda volta, si sembrava la seconda volta. E no, è perché fin quando Pietro non ha consapevolezza, forse potesse anche, sarebbe stata una quarta volta, una quinta volta. E la cosa bella, non l'abbiamo detto, vedete, poi alla fine, dopo che ti, mi vuoi bene, sì, lo voglio bene, Gesù gli dice, seguimi. Glielo dice lì, seguimi. Quindi non sulla presunzione così, ma su seguimi, su fatto della consapevolezza proprio di quella fragilità che adesso lui è consapevole di avere, non questa grandezza che tu mi proponi, e quindi tu ti sei avvicinato a me, allora nel momento in cui sei avvicinato a me, mi hai capito, o meglio, Pietro adesso si vede letto dentro, capisce di aver capito e quindi si dona, seguimi. A me mi è sempre affascinato la figura di Pietro, anche perché ce l'ho come santo protettore. Pietro Simone. Però ultimamente che ci ho riflettuto un po' sopra, il fatto che Gesù gli dica, parte dell'elemosina, no? C'è Gesù che elemosina l'amore, così. Però mi sembra quasi di dire, al di là che lui poi diventi Pietro, il grande Pietro, mi sembra quasi di dire: il tuo amore a Pietro, Gesù, deve arrivare a questo stadio. Cioè tu sei pronto, quando gli dice Pietro mi ami tu più di costoro, Pietro mi ami tu, mi ami tu. Pietro sente la sua indignità, Pietro sente così, però Pietro sente, secondo me, sente anche dell'essere amato e non ci può credere a questo, no? E allora è come dire, in questa disposizione la Chiesa poi deve amare l'umanità, nonostante che l'umanità tradisca. Nonostante che l'umanità così deve avvertire lo stupore di Pietro e Pietro deve sapere che deve amare la Chiesa, la persona singola, deve sapere amare come ha amato Gesù. Non so se... perché è come se adesso uno, forse vedendolo sulla propria persona lo riesce a dire meglio, no? È come se dicesse... hai detto bene, no, non mi importa quello di prima, mi importa che tu mi ami, perché io ti amo, non ti sto giudicando, voglio sapere se tu mi ami ancora. E allora quasi a volte io questo lo uso per me da confessore, no? Anche quando con qualcuno dire tu ami Dio? Sì. Bene, ama allo stesso modo. Ama allo stesso modo. Sì, questo passaggio è importante perché altrimenti poi il rischio, sapete qual è? Dice, allora l'amicizia quindi si resta a quel livello. No, Pietro poi progredirà nel cammino. Tanto è vero che Pietro darà la vita per Gesù. Quindi quello che effettivamente aveva detto con quello slancio, senza consapevolezza che Gesù poi doveva fare così, Pietro poi amerà effettivamente come Gesù, di questo amore grande di chi dà la vita per i suoi amici. Infatti quando poi arriverà a Roma, comunque lui darà la vita per il Signore Gesù, proprio come testimonianza anche per i fratelli di quell'amore grande che ha capito che il Signore ha riversato su di lui. Quindi effettivamente io capisco la consapevolezza, come diceva Don Ernesto, che io riesco a rispondergli con questo amore di amicizia, di questo affetto che riesco a dargli. Nella sincerità di questo e in questo rapporto con lui, come dicevamo la volta scorsa, io poi comunque sono chiamato a crescere in questo amore. Crescere in questo amore, la consapevolezza di questa crescita mi aprirà che cosa? All'amore che io dovrò portare poi verso gli altri. E quindi, come dicevo prima, il Signore non solo ama me, ama in me e ama dentro di me, ma ama anche attraverso me.
Io penso, perché questa poi è la mia riflessione ultima, questa è la misericordia, cioè questa è la misericordia, perché Pietro prende consapevolezza, perché il rinnegamento, il tradimento è qualcosa di grande verso una persona che ti ama, è stata ferita in questo amore, nonostante tutto a lui non interessa il pentimento, perché non ha detto ma tu ti sei pentito di quello che hai fatto e allora cerca di volermi bene meglio, di amarmi meglio, no, mi ami, perché questo va davanti a Dio, la misericordia di Dio. Non, tu lo dicesti l'altra volta, no? Dicesti se non erro, Dio non aspetta il pentimento per dare la misericordia. Dio aspetta l'amore, che è diverso. Perché chi ama, anche quando le lacrime di Pietro e piansi amaramente, no? Era perché dice come sono potuto venir meno, ecco la fragilità, a tanto amore. E allora Gesù è come se dicesse non importa, l'importante è che il tuo amarmi non viene meno. Faccio l'ultimo passaggio, io non credo, io credo che invece Gesù, forse è una lettura molto semplicistica, Gesù vuole dire a Pietro: Pietro, tu mi ami nonostante sei così, perché io accetto che tu mi ami nonostante che hai sbagliato, io lo accetto. No, dico, capito? Non accetto che tu ti sei pentito, accetto che tu mi ami. Cioè io voglio sentirlo, voglio vederlo, voglio constatarlo di nuovo. Non può esserci l'amore di principio e penso che abbia stimolato a Pietro, dice guarda, se tu hai fatto delle cose, io adesso è solo l'amore che conta, ma è chiaro che Pietro nel cambiamento di vita, diciamo, sta dando un filo un palo. Questo sarà il cammino di Pietro. Questo è il cammino di Pietro, poi, come il cammino del figlio prodigo, il cammino della donna, il cammino di Zaccheo, il cammino di ognuno che si lascia poi. Io penso che in questi quattro incontri, e sono pochissimi chiaramente, no, però abbiamo dato del modo, un metodo, adesso ognuno però deve continuare. Ciò che era necessario, abbiamo cercato di evidenziare, adesso lo chiamava Ernesto, è il fatto che comunque i personaggi, chiamiamoli così, hanno assunto consapevolezza. Allora, da quella consapevolezza di quell'incontro, che non si limita al mio peccato, non si limita ai miei fallimenti, ma mi crea il futuro, in quel futuro che mi crea c'è il mio pentimento. E quindi, consapevole di quanto io sono amato, allora qui capisco che st'amore eccessivo, nonostante il mio peccato, allora vuol dire che sono importante, che qui io cambio, cioè non cambio perché mi è stato chiesto di cambiare, ma cambio perché sono stato amato. La consapevolezza di questo amore che poi mi farà cambiare, perché altrimenti sembrerebbe quasi che ciò che motiva lui è il fatto che io mi sono pentito. L'ho detto la volta scorsa, se ti ricordi, che addirittura la cosa importante non è neanche il fatto che vado da Gesù perché possa perdonarmi i peccati, ma vado da Gesù, vado dal Signore per se stesso, per Lui. Un po' di voce. Il microfono, un po' di voce. Allora, direi che avete una cosa, volendo anche Don Ernesto, che sono parole che Don Ernesto ha detto, che dopo Pietro, niente, che chiaramente si pentì amaramente, cioè lui ha capito, perché si è ricordato la parola del maestro, che gli negherà il pentimento, cioè c'è, poi che c'è un rancore divino, secondo per quelli che ho ascoltato, giusto? E quindi si sente ancora di moralità, dice, come qua la faccio, non voglio presentare a Gesù. E lui lo chiama per amore, lo sta chiamando come amore, lui dice, ti voglio bene, perché non ha la forza di dire di amo, perché dice, lui dice, sono quello meno.
fascio dalle parite, va oltre, va bene, al suo, ti voglio bene, e poi glielo ripeterà. Quando scenderà al suo livello, quello che penso di capito, è che Gesù dirà: io starò con te e diventerai amore. Da quello che noi sappiamo, che Gesù, abbiamo detto che è lui che userà lui il linguaggio di Pietro, in quello che Pietro ha consapevolezza. Esatto, in quella consapevolezza che poi Pietro poi assumerà di giorno in giorno, Pietro cercherà di essere a immagine lui poi a sua volta del Maestro. Diciamo che Gesù diventerà ancora seme da poi... Sempre. Io penso che quando il nostro Signore si gira, lo guarda, lo canta, lo piange per me. Però siamo all'altra parte adesso. Diciamo da c'è già una conversione, diciamo un pentimento profondo che ha preso Pietro. In chi c'è la conversione? In chi? Marco, voglio andare avanti. No, non puoi andare avanti. Sai perché? Perché chi si gira non è Pietro, è Gesù. Quindi chi si converte è Gesù? No, attenzione. Lui vede lo sguardo su di sé. Pietro sta con la vecchietta lì parlando, adesso non ricordo se è ancora con la donna o con la portinaia. Gesù si voltò e guardò Pietro. Quindi è Gesù che si converte a Pietro. E lui piange veramente. Però voglio dire, non è Pietro che si converte a Gesù. Sono sottolineature che sono importantissime queste. Pietro chiaramente si sente colto da quello sguardo. Però si pente non perché si converte a Gesù, è perché Gesù che si converte a Pietro. Perché senza quello sguardo di Gesù, Pietro non avrebbe visto niente. Però adesso sulla barca, la prima immagine è quale? Quando Giovanni gli fa notare. E il Signore si butta. Vuol dire che già la sua risposta è quella. È già risposta all'amore. È una risposta, ma non quella risposta all'amore, perché altrimenti avrebbe detto ti amo, quindi non è una risposta all'amore. Si butta e va dal Maestro. Esatto, e Gesù qui poi gli mette davanti la verità che Pietro aveva nascosto fino a quel momento, perché quando ha detto io darò la vita per te, Gesù gli dirà tu darai la vita per me, non canterai il gallo che tu mi rinnegherai tre volte. Quindi è vero che corre, si butta in acqua e va da Gesù, ma non perché è già pieno di quell'amore. Non è quella devozione per il Signore. Sì, sì, certamente. Il peccato per lui è come se fosse già passato l'abnegamento per te. È già passato. Perché si butterebbe in acqua per raggiungerlo prima di lui? Perché la parola di salvezza che deve dare Gesù, Pietro non se lo può dare da solo, perché altrimenti, come direbbe Ernesto, con un termine che gli piace, sarebbe un pelagiano Pietro. Io penso che sia un forte amore che provo il Signore, perché la cosa che sentiva prima, è dire in lui, sì, tu, poi il Signore gli fa quelle domande. Per fargli prendere consapevolezza. La risposta, se già abbiamo detto, però non capisco quale risposta c'è quando si butta in acqua. La risposta del senso, che è praticamente passato. Lui quel ripiegamento che ha fatto, si è reso conto di aver fatto delle cose terribili, adesso vede il Signore e il fatto che vuole correre da lui. Posso dire che il fatto della... Voglio dire quello che non avessi di crocetto, ma non avessi di crocetto. Gliel'ha detto dopo la terza volta, tu sei tutto, non gliel'ha detto prima. Che diciamo si basta, Sì, si butta in acqua perché gli è stato detto che è il Maestro e quindi lui lo vuole raggiungere, come ha cercato di raggiungerlo altre volte, come altre volte è stato sincero, però non era vero, perché comunque Gesù poi l'ha sbugiardato. E anche in quel momento Gesù gli deve far rendere conto che non può dire di amarlo, gli deve far rendere conto che effettivamente tu mi vuoi bene di amicizia. Stiamo facendo la stessa cosa allora. Forse sono io che non ho capito bene. Tutti quanti abbiamo la capacità e questa forza di amore che abbiamo dentro per amare gli altri. Se ce l'abbiamo tutti, no? questo amore che opera di dentro, che sia lo Spirito Santo. Sì. Cioè, tutto questo è avvenuto dopo. Prima, adesso è avvenuto dopo.
fosse stata la Pentecoste, ci sono spirito santo, e se rimasta ancora lì indecisa a che fare. Quindi l'amore verso Gesù, l'amore che lui crede, pur ne stiamo parlando, ecco, non è ancora per lui in effetti, perché lui sta fermo aspettando lo Spirito Santo. La vedenza dello Spirito Santo, i piedi che erano riuniti insieme nella preghiera, l'ha trasformato. Sì. E quindi dice da solo, esatto. Gesù dirà: riceverete forza dallo Spirito e mi sarete testimoni. Quindi è lo Spirito che trasforma, e che lo Spirito ci cristifica, quindi ci richiama la nostra vocazione, è quella di essere immagine di Gesù Cristo. Però facciamo attenzione, perché per Giovanni pone lo stesso giorno della crocifissione e morte anche il dono dello Spirito, perché quando Gesù, quando risorge, donò agli apostoli lo Spirito. È Luca che pone in differita lo Spirito Santo dopo i 50 giorni. Sono tutte due cose vere, perché Luca fa un riferimento rifacendosi alle festività ebraiche, che era il dono della legge, e quindi questa nuova legge, quella che è scritta nel cuore, appunto, che è lo Spirito. È la stessa cosa, non è simile a tutto ciò a questa legge. Il problema nostro, sapete qual è? Che noi, ad esempio, la nostra mente coglie un mistero alla volta. Io guardo la stanza che sta di lì, voi guardate ciò che sta dietro di me. Io per guardare dietro mi devo girare, voi mi dovete girare per guardare dietro. Dio non si deve girare. In Dio lo sguardo è immediato su tutto, quindi il mistero in Lui è in tutto. Ora noi, anche a livello con l'anno liturgico, vedete, noi celebriamo le varie date, i vari momenti della vita di Cristo, perché non riusciamo a cogliere tutti insieme il mistero. Per cui celebriamo l'incarnazione, celebriamo la passione, la risurrezione, l'ascensione, il dono dello Spirito Santo. Però questo che chiamiamo il mistero pasquale, quello è un tutt'uno. Tant'è vero che noi abbiamo il giorno del Triduo, che noi lo celebriamo come se fosse un giorno solo, che inizia il venerdì e termina con la domenica di Pasqua, con il dono dello Spirito. Il dono della Pentecoste, poi quindi i 50 giorni, perché lì sarebbe 7x7, 49, il giorno massimo della il numero massimo della perfezione, dove per l'Antico Testamento noi abbiamo il dono della legge. Quindi qual è questa legge? Non più scritta su tavole, ma scritta nel cuore, che è appunto il dono dello Spirito. E quindi è come se evidenziassimo, mentre la Domenica di Pasqua evidenziamo il fatto che Gesù è risorto, non sottolineiamo il fatto che dona lo Spirito, la Domenica di Pasqua. Quindi poi il giorno di Pentecoste evidenziamo il dono che lui ha fatto a Pasqua, il dono dello Spirito. Quindi, scusa, ma adesso non me lo ricordo, gli altri apostoli, scritto Giovanni. Luca. Infatti è Luca quello che... No, no, è Luca. Sì, perché senza amore non ci può essere sequela. Come se tu non mi ami non ci possiamo sposare. E vedete, anche qui, stranamente, ci può essere anche un matrimonio, però sarebbe nullo, invalido, perché non c'è l'amore alla base. Quindi io ti posso anche seguire perché ho un interesse, perché faccio carriera, perché così ho una sistemazione, ho un posto. Però effettivamente, se non c'è alla base quel mi ami tu, allora non ci sarebbe poi il senso della sequela. La richiesta, il fatto dell'amare, è la condizione senza la quale puoi poter seguire il Signore. Io corro, mi rilancio perché lo voglio bene.
ma poi di fronte si deve confrontare con quella domanda che Gesù ci fa: ma tu mi ami? Allora mi vedo in questo, allora questo entusiasmo, questo seguire, fare la preghiera, venire alle catechese, eccetera, è questo entusiasmo. Ma poi realmente ci sembra la domanda che sta lì. Interrogare ma lo amo? Come lo amo? Perché altrimenti penso che se ci perdiamo dietro alle esegesi proprio del testo, capire tante cose, poi ci via, diventiamo solo qua, e Vangelo sta qua, ma non sta qua nella trasformazione. E allora io mi porto a casa stasera questo interrogativo, nel senso che questo entusiasmo, no? Perché è così, è il ruente dietro, manifesta questa, a questi momenti però c'è stato pure il tradimento, c'è stato. Noi non l'abbiamo sviluppato. Sapete perché c'è stato il tradimento? Chi lo sa perché c'è stato il tradimento da parte di Pietro? Perché non c'era la consapevolezza profonda, no? Perché l'ha seguito. Perché comunque l'ha seguito. Se non l'avesse seguito, non l'avrebbe tradito. Però l'ha seguito. Quando noi diciamo no, per tu non sbagliare ti metti sotto la gamba di vetro, allora lì non sbagli, bisogna pure uscire dalla gamba di vetro e sbagliare. Poi io dico di trasformare l'emozione in consapevolezza, sì, inconsapevolezza, sì, e quello è il cammino. Quindi effettivamente il mio andare a messa, il mio partecipare alla catechesi, il mio studio personale è per capire quella domanda duplice che lui mi dice se io lo amo e che io scopro che lui mi ama. La fine è questa. Io credo anche ragazzo viene appresso a me oggi e ti ha detto di no, ti ha detto mai per voi, c'è Gesù che mi dice ma si scena, oh, perché mi vedi dietro? Te lo devo chiedere. Allora ho detto ma questo chiederci, sì, infatti non dico un problema suo, perché lo sai che ti penso che non voglio rispondere a questa domanda. Fate bene, vediamo che se ricordate la parte della liturgia, che non è tanto rispondere sì, perché anche il no è una risposta, però deve avere consapevolezza del no. E io per rispondere no, comunque già sapete che cosa dicono. Ma adesso andiamo all'odore della pizza. Se lì c'è un gusto che a me non piace, e sempre dice perché non la mangi questa? Non la mangia così. Allora è chiaro che tu mi chiedi una volta, mi chiedi due, tre. Cioè dice, oh, perché sono allergico, perché non mi piace. Devo dirlo, quindi perché no? E prendere comunque consapevolezza, ragione di quello. San Pietro lui dice no, dobbiamo rendere ragione della speranza che è in noi. La speranza che è in noi. Infatti penso quando Gesù dice mi ami tu più di costoro eccetera eccetera, Franco sta dicendo un qualcosa di importante. Cioè il modo di amare di Dio passa attraverso di me e ama a tal punto anche da non tener conto
perché ti ama, di quello che tu hai fatto. E questo è importante, perché io penso che in quel momento, Pietro, lo stupore più grande è che non sentirsi dire dal padre misericordioso, come il figlio che ritorna, ma tu, ma qua, ma là, o voler sentire giustificazioni, ma soltanto se quell'amore che Gesù ha avvertito, perciò si è convertito a Gesù, che ha avvertito Gesù, non è calato. Se non è calato, vieni, ma sappi, ecco, poi entra proprio la Chiesa, entra gli apostoli, sappi che il metro di misura per gli altri è questo che io ho usato per te. È colpa sua, non è colpa mia adesso. Poi c'hai già e poi. Noi non l'abbiamo visto perché non era proprio il caso di vederlo. Sarebbe interessante leggere l'ultima cena in Giovanni, il tradimento di Giuda, nei vari passaggi che ci sono. Perché se si legge con attenzione, a un certo punto sembra quasi che Gesù glielo dice, no, ricordate, quello che devi fare, fallo adesso. E sembra quasi che Gesù gli dia il permesso a Giuda di fare quello che deve fare. E per dire quello che diceva adesso Ernesto, no? E, ripeto, non entriamo perché dobbiamo fare un incontro solo su, degli incontri solo su questa realtà. Chi non crede, o uno di un'altra religione, non si pone il problema se perché Gesù mi dice perché che lui mi vuole amare per forza, ma se è onesto con se stesso si porrà il problema della ricerca della verità, e la verità gli dirà: ma tu mi ami? Sarà la verità a diglielo. Pascal diceva: tu non mi cercheresti se non mi avresti già trovato. E quindi da questo fatto che già l'abbiamo trovato, adesso si tratta di rispondergli se sì o no, oppure ancora piano piano, così stiamo camminando. Bene, ci mettiamo in piedi, ringraziamo il Signore. C'è un foglietto, non so se ti appartiene il foglietto. Ringraziamo Don Maurizio, penso che sicuramente ci rivedremo poste a festa per continuare queste catechesi, sempre con la tua disponibilità. Ecco, adesso diciamo, qui si rappresenta tutta la comunità della parrocchia, ecco, che ti ringraziamo, ovviamente con un applauso. Per questa grazia, questa ricchezza che ci viene riversata come dono di Dio. E poi ecco, abbiamo pensato, si è pensato così, un piccolo agape fraterno. Così un fatto simbolico proprio per dirti. No, sto scherzando. Tra tanti segni vengo, ma la cosa è il simbolo. Ma forse era il plastico. E allora così, dopo la preghiera, dopo la benedizione, ci fermiamo un attimo per condividere anche questo che i fratelli e le sorelle hanno dato con il cuore, in segno proprio di gratitudine alla tua presenza. Io faccio la preghiera, tu fai la benedizione finale. Allora sì. Conoscete il canto "Ti ringrazio, mio Signore"? Facciamo questo canto come ringraziamento. Ti ringrazio, oh mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me. Alleluia, oh mio Signore, alleluia, oh Dio del cielo, alleluia.
Ma per chi è? Il Signore sia con voi. E per intercessione della Beatissima Vergine Maria di Casandrino vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Amen.